Ragazzi miei, benvenuti in un nuovissimo video fuori programma, ma che volevo già fare in realtà, dedicato a Dragon Ball Z Dokkan Battle, poiché andremo a discutere quest'oggi dell'unità che probabilmente vedremo nella seconda parte dei 350 KK, i milioni di download insomma. Ma prima di iniziare a parlare, anche se in realtà comunque è... Allora, già il PG era molto telefonato, poi... Starete vedendo già tutto a schermo, ragazzi, ed è facilissimo collegare i punti. Comunque, dicevo, prima di iniziare a parlarne, vi ricordo, anzi, vi annuncio in realtà che questa sera ci vediamo alle ore 21 sul mio canale Twitch, quindi sull'altra piattaforma, inutile dire così tanto, l'ho detto, ma chi se ne frega, perché andremo con Dokkan Battle in live, ma soprattutto abbiamo 144 ticket da aprire, ovviamente nel banner dei ticket. Quindi sì, ci faremo poi a scelta vostra, se volete, o le multi da 50 o tutte multi da 7, insomma deciderete voi. Ma comunque io l'annuncio ve l'ho fatto. Mi raccomando, dopo il video passate in descrizione, canale Twitch, attivate la campanella, seguitemi, mi raccomando, in modo che non appena vado in live vi arriva la notifica e voi vi unite, va bene? Detto questo, come vedete, Dokkan Battle 350 milioni di download sia JAP che Global abbiamo con tutta probabilità. Il PG che farà parte, la nuova LR in realtà, Legendary Summon, della seconda parte dei 350 milioni di download. Dokkaner, anche a sto giro, si è pronunciato, è finalmente tornato. Non si sa ancora quando arriverà effettivamente questo nuovo PG, o se ce ne sarà più di uno, magari, perché no, top Legendary Summon, anche se in realtà io non penso minimamente, anche perché in genere ai KK c'è sempre una Legendary Summon con una LR dentro, ovviamente. E quindi raga, nulla, telefonatissimo. Allora, cos'è che in realtà posta Dokkaner all'interno del suo account? Ci posta questa scan direttamente dal manga di Vegeta, se il numero 1 va ai Kakarotto. Praticamente sarebbe questa la traduzione. Si trasforma in Super Saiyan di secondo livello, Super Saiyan che dir si voglia. Adesso vado. Dicevo, per quale motivo telefonatissima? Perché alla fine questi KK, si è visto, sono stati praticamente la conclusione naturale della saga di Majin Buu all'interno di Dokkan Battle. Saga di Majin Buu che era iniziata... almeno nel JAP, ovviamente. Nel Global in realtà, diciamo che tra virgolette non è mai iniziata. Cioè nel Global avremo la fine, ma in realtà l'inizio quasi... Anzi sì, c'è stato, però c'è mancata la parte di mezzo, cioè quella legata a Gotenks, Gohan Ultimate, eccetera. Personaggi che ancora non abbiamo visto. Nel JAP invece la Busaga è iniziata praticamente almeno da prima di Natale, ok? Prima di Natale 2019, attenzione. E quindi avremo a sto giro quindi la conclusione con la Legendary Summon. Dove? Qual è la battaglia iconica conclusiva della saga di Majin Buu? Quella fra Kid Buu e ovviamente Goku con la Genki Dama, ok? Anche se poi c'è anche di mezzo Vegeta, eccetera eccetera, e c'è anche di mezzo Majin Buu. Come vedete qui, Dokkan Battle, c'è questo Buu, raga, poco da dire. Allora, se non ci saranno due PG o quanti ne volete, insomma, abbiamo almeno la certezza che la LR, o almeno una LR, un personaggio dei 350 KK, il protagonista in realtà della fase finale della seconda parte, sarà Goku, ok? Perché Vegeta qui ci dà proprio l'indizio, vai Kakarotto, però... probabilmente avremo in realtà l'unità sotto forma di Switch, e cioè potremmo avere una LR del tipo Androidi o magari Nappa e Vegeta, e cioè una LR con magari di partenza Vegeta che poi effettua lo scambio con Goku, dove magari, per dirvi, con l'Active Skill lancia la sua Genki Dama, eccetera eccetera eccetera. Quindi potremmo avere magari, per dirvi, una LR Switch fra Vegeta e Goku, magari Super Saiyan di terzo livello. Ci starebbe tantissimissimo. Oltretutto vi ripeto, telefonatissima, perché davvero credo quasi tutti si aspettavano una LR quantomeno simile all'interno della seconda parte dei 350 milioni. Questo post, devo dirlo,
E scopre praticamente l'acqua calda, cioè in realtà ci anticipa in realtà la scoperta dell'acqua calda. Scendendo oltretutto fra i commenti ci viene anche data magari qualche piccola idea riguardo ciò che vedremo da qui a pochissimo. Infatti l'idea qual è secondo questo utente? Non credo sia nulla di confermato, anzi, e cioè che Majin Vegeta verrà rianimato, quindi ci potrebbe stare, perché no? Quale celebrazione miglior di questa praticamente per rianimare effettivamente la LR di Majin Vegeta? O magari, no, sì, ci starebbe onestamente. Insomma, lo scorso anno, se ricordate, ha subito un trattamento simile Gohan LR. Perché no? Perché non rifarlo magari con Majin Vegeta, che secondo me meriterebbe una LR o comunque un personaggio veramente fatto coi contro a livello di animazioni. Certo, Gohan LR l'anno scorso, okay, è stato rianimato, ma non è che, insomma, ha ricevuto chissà quali miglioramenti. Cioè, ha ricevuto quel miglioramento che era doveroso, quello lì dell'immaginetta che saltava praticamente. Su Majin Vegeta non c'è di questi problemi, però allo stesso tempo, secondo me, meriterebbe tutt'altre animazioni. Poi qui viene scritto Spirit Bomb Goku AGL. Ok. L'STR e l'int di Goku e Vegeta della battaglia finale contro Kid Buu ci potrebbe stare effettivamente che vadano ad Ezza, anzi ci starebbe tutta la vita. Kid Buu int ad Ezza, questo scontatissimo a dir poco, e potrebbe essere chissà proprio questo qui, diciamo, il Kid Buu secondo magari gli sviluppatori che andrà a chiudere tra virgolette il cerchio di questi KK. Quindi da un lato LR e da, cioè ovviamente LR legata a Goku e Vegeta, e dall'altro il Kid Buu int che va ad Ezza, magari ultra mega forte, così ce lo aspettiamo in realtà. Potrebbe essere, staremo a vedere. Quindi ragazzi, questo è quanto, era giusto un video d'aggiornamento visto che sicuramente adesso la notizia comincerà a spargersi. Ripeto, scoperta dell'acqua calda, ma allo stesso tempo abbiamo la certezza, e cioè che da qui al 15-16 settembre massimo, sì, credo più 15-16 settembre o al massimo 14 per dirvi, quindi fra il 14 e il 16 probabilmente vedremo la nuova LR, almeno una nuova LR in realtà, con Goku, Genkidama e probabilmente Vegeta in Switch. Staremo a vedere. Ragazzi, detto questo, lascio a voi la parola all'interno dei commenti, fatemi sapere secondo voi quale sarà la LR e soprattutto se sarà unica, cioè se ci sarà soltanto lei o magari faranno per la prima volta, mi pare, i KK, magari una top leggendaria Samon, anche perché effettivamente poi Kid Buu è veramente quasi l'unico che è stato fatto totalmente fuori dalla celebrazione dei KK. E effettivamente un minimo dubbio mi sta cominciando a venire. Staremo a vedere. Mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, vi voglio in tanti, mi raccomando, e ci diamo appuntamento al prossimo video e anche a stasera, mi raccomando.